volta, una volta c'era una vecchia assittata arabracera. Arabracera puntava all'umunno, stati ficitto, camovi lo conto. Camovi conto in buona sostanza, dire Pipuzzo la romanza, per chi na vo cruda e chi na vo cotta, vi conti Pipuzzo e dare ginocchio. Re Pipuzzo di quel fine letterato di Letterio di Francia, ripercorso e interpretato da Dario De Luca insieme alle sonorizzazioni di Gianfranco De Franco, che appunto dal vivo ha utilizzato strumenti del passato in contrapposizione con gli strumenti appunto di nuova generazione elettronici. Ecco, avete posto l'attenzione sul Re Peppe, dove il protagonista non è il re come si potrebbe vincere dal titolo, ma una donna, un po' come in tutte le fiabe calabresi, le protagoniste sono le donne, ecco, un bel viaggio all'interno della tradizione, della cultura calabrese. Sì, sì, l'idea, a parte appena insomma, mi è ritornata tra le mani la fiaba di Re Peppe, mi ha colpito subito, iniziando a studiare quando Italo Calvino ha fatto l'antologia delle fiabe italiane, anche lui era rimasto colpito da Re Peppe, infatti fa parte dell'antologia, perché gli è sembrato un unicum, intanto questa presenza della donna che prende in mano la sua vita e non subisce la vita, ma decide di farsi il proprio uomo, impastarselo da sola, perché tutti gli uomini che incontra non le stanno bene. Ne sono venuti tanti e non mi sono piaciuti, va buono, ma proprio nuggio e Roderico da Castiglia, via, amara chi ne subiglia, e Leandro di Tournè alla casa non c'è mai, e mi cuziello do tempone, lassa perda nu turzone, e Alberico delle Fette gli pozzavano i piedi, e Aldo Brando dell'Aglione e pozzava alloiato, e a Giannetto dell'Orbo, che le pozzava. Poi papà era cicato, Ernani Trebisacce aveva la guallara, e mi ricuzzi mezza botta, non farmi una nuce, e Ottone di vacanza, una sicoppa, e Giardino di Boccozza, non va a posto, e Giano delle Serre, poi papà, non vota faccia, e Aristotolo della Cerza, non cramalo sconchiudente, e basta papà! E poi un unicum, anche perché nelle fiabe di solito è l'uomo che parte all'avventura per cercare la sua sposa, la principessa rapita, presa dal drago, piuttosto che addormentata, eccetera, eccetera. Qui invece è la donna che parte alla ricerca del suo sposo. O sa chi vi dico? Calo marito, mi lo faccio sola. Almeno saccio chi lo cami piglio. E se mi viene a malamente, solo con mia me la posso pigliare. Facetemi portare un cantaro di farina, un cantaro di zucchero e 3 barili d'acqua da sila, capelo un pasto sola. Ah, portatemi pure una bella tazza di lievito. E va buono, disse il re arrugliando le spagge. Come diciamo signoria? Ah, felice! C'è sotto Viertulazzo da Avrachiglia che ti voleva parlare, chi c'è dico? Oi papà, e donateci un fiaschivino a chi rombriacone e mandatela a casa! Per cui mi sembrava bello raccontare questa fiaba e raccontare questa particolarità delle nostre fiabe, perché come diceva appunto è vero che le donne la fanno da padrona nelle nostre fiabe, spesso i titoli celano questo protagonismo, ma leggendole esce palese.
Ecco, nelle fiabe di solito c'è anche il lieto fine, vissero tutti felici e contenti. Qua è diverso, addirittura ci sono tre finali che vengono scelti a maggioranza dal pubblico. Questa sera ha vinto il terzo, ovviamente non sveliamo i particolari, ha scelto lo stesso finale di ieri sera. Sì, stasera ha soverato prima e seconda serata di spettacolo, è stato scelto lo stesso finale. Devo dire che anche è il finale che è maggiormente voluto dal pubblico femminile, perché io chiedo al pubblico femminile di votare. Chi è per il finale 3? Maestro, guardi, conti lei. Sì, proprio siamo... Come al solito le donne ci credono, quindi va bene. E vuol dire che anche stasera, anche ieri sera, anche tutti gli spettacoli che ho fatto, chiudiamo con il finale 3. In realtà noi facciamo finire la storia con vissero felici e contenti, ma probabilmente un uomo e una donna del XXI secolo e un pubblico del XXI secolo non gli può più bastare questo finale così dolce e consolatorio. E allora mi è venuto in mente come poter far dialogare una fiaba così antica, che ha tantissimi risvolti nel contemporaneo, farla dialogare anche con il pubblico di oggi. E allora chiudo la fiaba, però poi chiedo alle signore: ma voi cosa avreste fatto? E quindi propongo tre possibilità e il pubblico femminile sceglie. Amante, amico caro, innamorato, nu principe gentile e delicato, monatra vota, tosta come la pecia, mi menta di impastare queta queta. Si tiene sciorta e ben a puro, tanto meglio, e vi ringrazierò per il suo consiglio. Se no, può dire che sta fantasia è servuta solamente a fa poesia. E allora un gigno torna a si tazzare. Che bello li pensieri a fabulare. Le fiabe calabresi che tanto appunto piacevano a Italo Calvino, ma quanto raccontano della tradizione e della cultura calabrese? Ma devo dire che le nostre fiabe hanno tantissimi punti importanti che raccontano, secondo me, ancora oggi la nostra società. Rileggendole, tra l'altro, Donzelli Editore è uscito con una nuova pubblicazione di tutte le fiabe calabresi raccolte da Letterio di Francia, che veramente consiglio come acquisto per tutti e per i calabresi. Leggendo quelle fiabe, innanzitutto in tantissime si parla di cibo. Ed è insomma una cosa che ci appartiene come popolo, il nostro rapporto con il cibo e il rapporto con l'ospitalità. Tante fiabe raccontano di ospitalità, di questa capacità di ospitare, che non posso che non pensare agli sbarchi nelle coste crotonesi, nelle coste reggine, dove comunque un popolo intero è lì che si butta in acqua a salvare altre vite e ad accoglierle, per non parlare naturalmente di Riace e del suo sindaco, per cui si trovano delle affinità con un popolo che probabilmente ha radicato delle modalità di vita. Vedere tanti giovani e studenti presenti a teatro fa ben sperare. Assolutamente, questa è una delle cose che più mi ha colpito e mi ha fatto piacere, perché solamente abituando i giovani al rito del teatro possono rimanerne innamorati e continuare ad essere spettatori domani, naturalmente riuscendo a dare una programmazione che possa stimolare anche loro. Però è l'unico modo, perché sennò il teatro per questa nuova generazione è un rito che non esiste, che non,
non gli appartiene e non vince davanti alle piattaforme, alla musica sui cellulari, alla vita che hanno dentro in mano tutti i giorni. Ecco, per completezza diciamo che è prodotto lo spettacolo da scena verticale di cui è direttore artistico insieme a Saverio La Ruina. Certo. Ma siamo in giro con gli spettacoli, sia che Saverio ha appena finito una sua personale a Milano, degli spettacoli più importanti. Io sono qui per il momento in giro in Calabria, ma settimana prossima sono a Roma, tra 2 settimane sono a Lucca e così poi a Catania, eccetera. La compagnia, nonostante insomma le brutte acque in cui è stato il teatro e tutto lo spettacolo dal vivo negli ultimi anni, sta provando a reagire. E ancora è difficile, lo vediamo. Devo dire che qui al Teatro del Grillo c'è stato un pubblico numerosissimo, molto molto rigoroso con le mascherine, però io mi rendo conto che in giro c'è ancora tanta paura, c'è ancora poca disponibilità a chiudersi in luoghi con tanta gente e stare a fianco di sconosciuti, per cui speriamo che insomma lentamente si sblocchi questa cosa, si sciolga questa cosa e si ritorni a teatro come si deve e con la passione e con la curiosità che finora abbiamo sempre ritrovato in giro per l'Italia. Grazie a Dario De Luca. Grazie a voi. Al di là del valore artistico c'è una profonda ricerca della tradizione calabrese. Sì, è vero, e questo credo che abbia fatto molto piacere ai ragazzi, anzi per i ragazzi è stata una sorpresa. Io sono il professore Scalzo, insegno all'Istituto Comprensivo di Montepaone. Per i ragazzi è stata una sorpresa perché loro sono proiettati verso la tecnologia, verso il futuro, per cui passano poco tempo a studiare il passato. E questa è stata un'immagine molto forte di quello che è il nostro passato, cioè le novelle, le storie, i racconti, le fiabe che venivano tramandate dai nostri nonni, dalle nostre nonne e che poi sono andate un po' scomparendo. Non c'è più l'usanza dei nonni di raccontare ai nipotini queste storie di una volta, e questa è stata un'ottima opportunità perché i ragazzi riscoprano il passato della nostra terra. Diciamo che lo spettacolo per noi è iniziato il giorno prima, cioè è iniziato il sabato quando l'attore è venuto a scuola, si è presentato e ha parlato con i ragazzi. È stato un incontro bellissimo perché l'attore ha parlato del patto teatrale, cioè della convenzione che c'è tra la platea, tra il pubblico e gli attori, nel momento in cui gli attori non sono più attori ma diventano personaggi e vengono riconosciuti come personaggi da tutti i presenti. E poi ha fatto un discorso anche molto tecnico, ha spiegato l'abbattimento della quarta parete nel momento in cui l'attore incomincia a parlare con il pubblico, incomincia a interloquire con il pubblico e a chiedere al pubblico. Infatti il finale di quest'opera, di questa rappresentazione è stato magnifico, il dare la possibilità alla platea e anche ai nostri ragazzi di poter scegliere la conclusione della storia. C'erano 3 possibilità, ne è stata scelta una e quella è stata poi rappresentata sul palcoscenico. Devo dire anche che l'attore è una persona, Dario è una persona straordinaria, molto affabile, molto gentile, molto umile, come tutti i grandi attori dovrebbero essere. Molto umile perché poi ha avuto anche la bontà di fare delle foto con i ragazzi ne sono rimasti entusiasti. I ragazzi stanno scoprendo una realtà che non conoscevano, che è la realtà del teatro. Incominciano ad avvicinarsi al teatro, alla rappresentazione, a capire i meccanismi anche a livello tecnico delle rappresentazioni e il numero sta aumentando sempre di più e noi siamo contenti. Ecco, in un periodo di forte emergenza educativa è importante quindi avvicinare i giovani alla cultura, al teatro, alla lettura anche delle fiabe, alle tradizioni appunto della propria regione, un'operazione che dovrebbe essere fatta davvero da molti. Sì, il passato rappresenta per noi una fonte di sapienza e di saggezza che non dovremmo dimenticare. Dovremmo assolutamente cercare di recuperare tutto ciò che è il nostro passato e di proporlo anche ai nostri ragazzi, proprio per questioni anche, oltre che di conoscenza, anche per questioni educative, per la saggezza antica che ci veniva tramandata.
I ragazzi hanno bisogno comunque di conoscere queste storie, hanno bisogno di intravedere attraverso le crepe che si formano in questo mondo, in questo loro mondo fatto di tecnologia, no? Un mondo così solido, così duro, ecco, si riescono a creare delle crepe attraverso le quali i ragazzi possono vedere qualcosa che è diverso dal solito, dal quotidiano, e possono scoprire delle realtà che possono anche piacere. Alcuni dei nostri ragazzi sono così entusiasti che vorrebbero addirittura fare teatro, intraprendere attività teatrale a livello amatoriale, e ne siamo contenti. Noi seguiremo tutta la stagione teatrale, siamo entusiasti e non, la storia non finisce qui, perché poi a scuola discuteremo dei personaggi, discuteremo dell'ambientazione, discuteremo dei significati velati o più chiari, insomma, dello spettacolo. Cercheremo di riflettere, di fare anche dei confronti tra ciò che ci è stato detto e la vita attuale, ecco.